Buongiorno Italia, buongiorno Albania e benvenuti in questa fantastica piazza che prende il nome dall'eroe nazionale albanese, Giorgio Kastriota Skanderbeg. Era un combattente, appunto, albanese che nel XV secolo divenne appunto famoso per aver fermato l'avanzata dell'impero turco ottomano. Una delle particolarità di questa fantastica piazza, che balza subito all'occhio delle persone, diciamo, che sono un po' più attente al dettaglio, è il fatto che è costituita da tantissime piastrelle di rocce provenienti da tutte le città dell'Albania. Un'altra chicca che ci ha fornito la nostra fantastica guida Neville è che la statua di Skanderbeg è rivolta verso Kruja, ovvero la città dove risiede il castello dove è stata fermata l'invasione dell'impero turco-ottomano. Nel nostro bel furgoncino abbiamo abbandonato Tirana, ci vorranno almeno un'oretta e mezzo, quasi due ore per raggiungere la nostra seconda meta del giorno, ovvero Berat. Questa zona è una fabbrica diciamo, di costruzione deposito, no? Sì. Deposito per il petrolio. Del petrolio, perché questo è un paese che prima c'era, non abbiamo visto per strada. C'è anche adesso il petrolio, 400 operatori. Ah, ok. Operai. Che estraggono ancora il petrolio. Sì. Però mi dicevi che però comunque sia lo portano sempre in Italia per essere raffinato. È un casino, lo portano in Italia e poi lo vendono come petrolio italiano. Ah, ok. Eccoci a Berat, siamo finalmente arrivati, stiamo risalendo il castello e ovviamente non mancheranno le dronate. Ti è piaciuta, no? Sei rimasto di merda quando ti sono tu sei avanti! E ho fatto, io sono avanti! What's sono avanti? Dove? Perché stai davanti a me stai! Vi dico sempre che noi siamo avanti! Brava! Siamo sotto? Andiamo sotto perché questa non capisce manco l'italiano, l'inglese né francese. Insomma è o turca o giangianese. Compliment. For driver? Ah, moped! Wow! 50. E quindi abbiamo trovato questa ragazza, questa Maggie, che gira il mondo, sponsorizzato tutto da un'azienda. Quindi questa azienda cosa fa? Gli paga lo stipendio. Oltre allo stipendio gli paga tutte le spese, la moto gliela danno loro e lei viaggia. Cioè starà 2-3 anni in viaggio in giro per il mondo. Cioè, capito che figata sta roba? A bordo di una moto d'epoca del 1962, ci ha detto. Cioè, avrà un blog suo. Zuppa albanese. Who's this bike? Who's this bike? Oh my gosh! Maggie! Hi! What are you doing? I'm traveling with a moped to New Zealand. Right now I'm in Albania and I met these lovely guys. Tu che ne pensi? Cinquantino, lei secondo me è magica, prima di tutto. E poi è avanti! È avanti! È avanti!
Ragazzi, a spasso col drone ci viene pure lei. Stanno all'Austria, veramente. Vabbè, dai. Abbiamo delle lezioni anche qui, anche agli stranieri. Anche agli stranieri, tutto. E si trova meglio a pilotare senza sticker. Del tutto inusuale, però allo stesso tempo ognuno come si trova comodo, meglio così, insomma, dai. Non pilota male, l'ho vista, non pilota male. Stiamo volando con 4 droni contemporaneamente. Cioè, che figata! Allora ragazzi, questa è stata una figata pazzesca. 4 droni insieme. 4 droni insieme e noi eravamo 3, quindi si è aggiunto un dronista inaspettato. Tu sei avanti. Che è Maggie. E si è aggiunta, l'abbiamo trovata qui e stava facendo travel vlogging e si è unita a noi a spasso col drone. I wanna be part of avanti, your drone. I wanna be a dronie. Bye bye. E dopo aver salutato Maggie, lasciamo Berat per dirigerci verso Girocaster, ma lungo la strada durante una sosta. Ma che stavano facendo? Sono delle tradizioni particolari albanesi, fanno dei canti e poi brindano con della grappa locale alla vita, diciamo così. Fermiamo per prendere una cosa da bere e ci troviamo in questi contesti, bellissimo raga.